Buongiorno, siamo in compagnia della professoressa Laura Criscitiel, insegnante di sostegno, psicoterapeuta. In questo momento è una docente del Perna, Luigi Perna. Sono presenti qui degli alunni delle scuole primarie del Perna per svolgere un'attività laboratoristica qui presso il museo di Avellino. Una scuola che esce all'esterno, ci è stato proposto di partecipare a questo laboratorio di scienza e noi abbiamo accolto chiaramente la proposta, perché riteniamo che per i bambini, soprattutto in quinta, in considerazione del fatto che poi passeranno alla scuola secondaria di primo grado, sia molto utile sperimentare concretamente, praticamente, quello che poi probabilmente nel corso degli anni incontreranno come studi specialistici. E siamo una quinta e sono tutti presenti, come sempre, durante le uscite didattiche, le uscite guidate, e stanno partecipando in maniera molto molto attiva a questo. Senta, al di là dell'aspetto strettamente didattico, sì, ora le faccio una domanda, non solo come insegnante di sostegno, ma anche come psicoterapeuta. Quanto fa bene ai bambini uscire tantissimo dalla scuola e contattare la realtà, no? Anche la realtà laboratoriale. Quanto fosse utile, quanto fossero utili tutte queste uscite, proprio perché i bambini non hanno spesso una idea chiara di quello che è il territorio, di quello che il territorio offre, per cui molti non conoscevano proprio il carcere borbonico, sono rimasti sorpresi da tutte le mura esterne, dall'entrarvi, dal conoscere. È un interesse continuo. Non conoscevano, sì, quindi sono rimasti molto attratti, molto sorpresi, e ho notato che tutti con entusiasmo, insomma, stanno partecipando. Noi dobbiamo anche ringraziare l'intelligenza e del dirigente, certo, no? Del Perna, del Luigi Perna, che ha queste vedute molto ampie, sì, che porta i bambini all'esterno, una scuola moderna, insomma. Professoressa Carbone, certo, sì, che tiene tanto. Lei ce la saluta e facciamo tantissimi auguri a grazie lei anche di questa intervista e per la sua vita, grazie, che è professionale. Grazie. Auguri. Arrivederci. Professor Gaetano Abbate, curatore, no, della sezione scientifica del Museo Irpino. Ormai sei avvezzo a queste esperienze di natura didattica che permettono, come dire, alla scuola di uscire, no, ai ragazzi della scuola di uscire, e al museo di aprirsi sempre più al territorio, soprattutto alle nuove generazioni. Sì, abbiamo proposto quest'anno, no, questa iniziativa per le scuole elementari, quindi siamo scesi con i bambini più piccoli perché sono quelli più recettivi e quelli per i quali c'è più bisogno di informazione e di formazione per far capire che cosa significa bene culturale, in particolare bene culturale scientifico, e come possiamo diffondere un po' di cultura scientifica per far capire da dove nascono certi fenomeni. Oggi con i bambini di questa quinta elementare stiamo studiando l'ottica e tutti i fenomeni legati all'ottica, dai prismi, dalle lenti, ai colori, ai microscopi. La interazione, come dire, scuola-museo, scuola-scienza all'esterno, com'è? E con la tua valutazione? Sta cominciando ad essere molto, molto importante, nel senso che stiamo avendo più scuole che si stanno aprendo a questa informazione. Spesso gli avellinesi non conoscono questa struttura e questa possibilità. Noi siamo a disposizione gratuitamente per tutte le scuole e per tutti quelli che vogliono venire per diffondere questa, tra virgolette, informazione, ma questa formazione alla cultura scientifica e alla salvaguardia dei beni culturali. Grazie alla tua persona, grazie a te, che cura questa sezione scientifica del museo, e grazie naturalmente dell'ospitalità al direttore del museo di Avellino. Grazie.